Se difficoltà coi promessi sposi, la Divina Commedia, vuoi imparare a scrivere un tema per la scuola e la maturità, dai un'occhiata ai miei libri. Non solo avrai così un valido aiuto per la scuola, ma sosterrai anche il progetto Tra le rime. Ti ringrazio. Ciao, sono Patrick Sheriff, docente universitario di letteratura italiana, e oggi Tra le rime vediamo, in occasione delle uscite, live session di Kid Yugi, Capra, Tre Teste ed Eva. Tra le rime è il format sul mio canale in cui cerco di mostrare la poeticità di alcuni componimenti della scena rap italiana. Semplicissimo, Capra Tre Teste è un riferimento a una delle forme in cui si manifesta il maligno, ma ricordiamoci anche che le tre teste sono una forte parodia, come ci insegna Dante, della Trinità divina, quindi Dio è trino, mentre il diavolo lo stesso si manifesta con tre teste, una capra a tre teste, in quanto vuole costituire un capovolgimento ridicolo, grottesco, satirico di quella che è la Trinità divina. Quindi c'è sempre questo contrasto, questo rifacendoci da una prospettiva dantesca. Mentre qui nel pezzo, ovviamente, le tre teste è anche un riferimento agli altri due artisti che hanno collaborato a questo pezzo, ovvero Kid Yugi, Tony Boy e Arti 5. Poi guardiamo anche come da questa prospettiva così metafisica che rimanda al diavolo, però c'è sempre un ritorno nella quotidianità e quindi un riferimento, un ricollegarsi anche a quel nemico, il tu generico, che è un topos del rap. Vedete qui però come Kid Yugi immediatamente anche nel ritornello lo inserisce all'interno di una prospettiva invece collettiva. Torno a vendere la droga. Quindi nel primo emisticchio sembra che sia un'affermazione, poi so che vorreste, quindi quel torno a vendere la droga è un pensiero attribuito agli invidiosi che guardano invece con cattiveria, con malvagità il soggetto lirico. E questa è una piccola chicca di come riesce Kid Yugi a esprimere certi topoi del rap italiano, però a ritrasformarli in maniera originale. Questo mi ha ricordato tanto Verga, quasi una prospettiva collettiva. Il vedere, il raccontare le cose come però le vendono gli altri. Torno a vendere la droga, so che vorreste. La mia folle gelosia, testimonio eterno, quando piovono proiettili non basta l'ombrello. Voglio farvi vedere come è ben costruito il testo. Tutte le barre sì sono volte a fare quello che si chiama l'ego trip, cioè l'esaltazione del rapper, però lo fanno in una maniera molto particolare, creando delle attese che continuamente vengono disattese nello spettatore. Facciamo una piccola premessa: quando parliamo di attese e disattese, normalmente a scuola ci insegnano a vederle da un punto di vista ritmico. Ad esempio qui ci attendiamo la rima che si conclude, o qui c'è la famosa canzone, la cosiddetta chiave di volta, cioè la rima irrelata che collega le due parti ma che crea anche un'attesa che però viene disattesa. Ma questi meccanismi funzionano ed esistono anche dal punto di vista del significato, e adesso andiamo a vedere perché ascoltando questa canzone che ci piace così tanto ci sentiamo sbattuti da una parte all'altra, non ci annoiamo ma siamo coinvolti nel ritmo, un ritmo che è del flow, della base, un ritmo musicale, ma un ritmo che è anche delle immagini, dei significati, del modo in cui si alterna il messaggio che ci trasmette il poeta. Riascoltiamo dall'inizio per capire cosa voglio dire. La mia folle gelosia, testimonio eterno, quando piovono proiettili non basta l'ombrello. 1.000 euro in tasca, prima solo il coltello. 5 stelle resto, prima manco lo stello. Prima manco le seghe, ora le troie per bene. Ho fatto dalla strada al genio, il nuovo Martin. E fermiamoci qua. Vediamo l'inizio. La mia folle gelosia come Desdemone e Ostello. C'è una semplice similitudine, una similitudine abbreviata, come si chiama in campo letterario, in quanto il come manca. Ed è una similitudine, questa abbreviata, molto usata nel rap italiano. Ci basti pensare
pensare al massimo rappresentante di questo modo, di questa figura retorica, che è stato anche uno dei primi ad usarle e abusarne, che è Fabri Fibra. Quindi qui rientra un classico stile del rap italiano, la mia folle gelosia, come Otello. Otello, l'avrete sentito in tantissimi pezzi dove il rapper dà una definizione e poi richiama il nome, un qualcosa, attraverso questa similitudine abbreviata, per confermare quello che dice. Quindi qui il riferimento a Otello per sottolineare, evidenziare la sua gelosia. Fin qui nulla di nuovo. Poi prosegue: quando piovono proiettili non basta l'ombrello. Qui ancora un'iperbole che però si ricollega a quanto detto nel verso precedente, in quanto questo piovere proiettili, questa violenza che viene accennata, che poi sarà ripresa anche nell'immagine del berserker, quindi la mia folle gelosia, la follia, Desdemone Ostello, c'è questa conseguenza proiettili, ma poi all'improvviso questo accenno di narrazione, che partiva però dal sentimento, da quello che parlava, di cui parlava lui, si blocca e inizia a fare una sorta di enumerazione, ed è qui la cosa straordinaria di questo pezzo. 1.000 euro in tasca, prima solo il coltello, e questo è lo stesso, un topos della trap soprattutto, cioè mostrare il benessere raggiunto e confrontarlo al passato. E quindi qui inizia chi di Yugi però a costruirla in maniera originale per non annoiare l'ascoltatore, creando attese e disattese. Vedete, 1.000 euro in tasca nel primo emisticchio, prima solo il coltello, quindi adesso nel primo emisticchio, nel secondo è prima il passato, quindi presente e passato. Ma questo schema presente e passato viene capovolto nel terzo verso. Vedete, allora, 1.000 euro in tasca, prima solo il coltello, A, B, quindi 1.000 positivo, presente, prima solo il coltello, passato, 5 stelle reso, adesso presente, prima manco lo stello, passato. Allora adesso al terzo verso di nuovo l'ascoltatore si aspetterebbe adesso il successo e poi prima il passato, quando si andava male. Invece no, viene subito ribaltato, in quanto dice prima passato manco le seghe, oro le troie per bene. E non solo un verso che introduce una sorta di comicità, perché questa masturbazione lo stesso è espressa a livello iperbolico, ma addirittura c'è questo prima 5 stelle reso, prima manco lo stello, e poi riviene ripreso il prima, quindi si forma una sorta di epanalessio, se vogliamo una ana diplosi, quindi sono collegati dal punto di vista del suono, ma sono ribaltati dal punto di vista della scansione temporale, e questo crea un sistema di attese e disattese dal punto di vista semantico, del significato. Quindi anche se sono cose abbastanza evidenti, semplici da capire, sono dette in un modo che non annoia, unito alla base, unito al flow, tutto questo fa in modo che la strofa spacchi. Dopo di me il gioco finisce, Federica, che il mischio 5 sostanze non è un bicchiere. Questa su Hegel è abbastanza semplice, semplicemente nella filosofia di Hegel c'è la tesi, l'antitesi, poi la sintesi, che è il modo in cui si manifesta, secondo Hegel, nella storia, lo spirito assoluto, e quindi la sintesi vuole dire la fine di tutto. Ho letto molte interpretazioni abbastanza lontane di questo verso, ma la cosa più semplice è semplicemente vedere questo verso come tesi, antitesi, sintesi, perché ricordiamo la forza del citazionismo di Kid Yugi, sì, a volte sono citazioni difficili, ma sono sempre funzionali e sono sempre in qualche modo legate alla cultura pop. E a volte però possiamo vedere anche qualcosa di particolare che fuoriesce da questo modo di usare le citazioni. Per esempio, nel verso prima di Hegel c'è: ho fatto dalla strada del genio un nuovo Martin Eden. Perché? Perché qui abbiamo proprio l'accostamento di una citazione alta, in quanto Martin Eden non è un romanzo così conosciuto, ha un qualcosa di basso, cioè il vivere per strada, la vita tra virgolette da gangster. Ed è molto interessante perché in questo romanzo che lui cita il protagonista non è altro che una persona di umili origini che però vuole conquistare, sedurre questa ragazza che appartiene a una classe sociale superiore, e per fare ciò inizia a studiare, inizia a farsi una cultura fino a diventare uno scrittore di successo. E quindi dalla strada il genio, come appunto questo protagonista Martin Eden, ed un po' un riferimento anche a se stesso, a Kid Yugi, in quanto utilizza la sua cultura per emergere, per riuscire a diventare qualcuno. Ma adesso andiamo e facciamo molta attenzione ai seguenti versi. Questa stanza non è un bicchiere ma un becker, muoio come un berserker, sento un formicolio,
Io sono morte calamita a livello... Mischio 5 sostanze. Quindi, al primo emisticchio, l'aspettatore si aspetta qualcosa, si fa un'immagine. Questa immagine, questo significato che l'ascoltatore si crea nella sua mente, stando alla teoria dei frame, si crea un frame su questo mischio 5 sostanze, il mischiare penso a un bicchiere, ma dice non è un bicchiere, è un bencher, quindi c'è la causa e poi l'effetto. E nella seconda strofa, che inizia con una M, quindi riprende a livello sonoro l'inizio, mischio, muoio, vedete c'è anche un accenno di assonanza, muoio come un berserker, di nuovo l'aspettatore si aspetta la causa e poi una conseguenza, ma no, ancora una volta questo schema semantico, questo schema comunicativo viene smontato dall'interno, perché dice muoio come un berserker e poi non ti dice la conseguenza, no, ti dice sento un formicolio. E quindi di nuovo ci sono queste attese disilluse sul piano semantico che rendono il pezzo molto molto gradevole, in quanto c'è la costanza, l'omogeneità del beat, del flow e anche delle rime, della metrica, ma poi ci sono tutte queste disattese, questi buchi, questi sbalzi, queste possiamo chiamarle anastrofe semantiche dal punto di vista del significato, un andare avanti e indietro. Io sono morte calamita a livello Dio, ho preso tutto quel che c'era, non so più cos'è mio, il mio angelo custode mi ha appena detto addio. Qui vabbè, semplice, calamità a livello di Dio, io sono morte, muoio come un berserker, campo semantico della morte, berserker vabbè si può interpretare in vari modi, io ad esempio penso ai berserker dei vichinghi o di The Witcher 3 o di altre serie TV che ho visto e magari qualcun altro pensa a un altro videogioco, comunque non importa, il berserker si contraddistingue per uno stato di furia, lui sente un formicolio, probabilmente il venire, l'avvicinarsi dalla morte, oppure una ferita che inizia a prudere, che crea un formicolio, ma attenzione perché non è questo che ci interessa, quello che ci interessa è come nel verso precedente dicesse mischio 5 sostanze, non è un bicchiere ma un becher, quindi inizia attraverso questo bicchiere, questa sostanza che lui si somministra, ecco che questa sostanza gli causa furia, gli causa follia, quindi lo rende un berserker e probabilmente gli causa anche la morte, come fa parte della poetica di Kyugi, morte e follia che si ricollegano al primo verso, a quella mia folle gelosia, Desdemone Otello, quindi muoio come un berserker, qui ci potrebbe stare benissimo come Desdemone Otello, di nuovo una similitudine in abbreviato, quindi vedete come la strofa che a prima vista sembra un pezzo anche ignorante tra virgolette, invece ben costruita e colpisce e resta nelle orecchie dell'ascoltatore. La vita a livello Dio, ho preso tutto quel che c'era, non so più cos'è mio, il mio angelo custode mi ha appena detto addio. Piccola peste, capra tre teste, una... Qui invece la chiusura è molto bella perché c'è dall'inizio la mia folle gelosia, Desdemone Otello, c'è come questo perdersi, questo mentre sta mostrando i suoi sentimenti, le sue emozioni, c'è anche questo cambiare dello stato d'animo, questa sorta di degradazione che ci viene raccontata, ma una degradazione non solo fisica, non solo psicologica, ma anche proprio dal punto di vista morale, sociale, in quanto c'è il mio angelo custode mi ha detto addio, una metafora per dire ho fatto così tanto male, mi sono preso tutto quello che c'era, sono come un diavolo e il mio angelo custode mi ha abbandonato, ricollegandosi e suggerendo al fan, all'appassionato di Kyugi, tutti quegli altri temi che troviamo nella produzione del poeta. E niente ragazzi, il mio obiettivo dopo questa era fare anche Eva, ma è tardi per basket. Se volete sostenere la serie vi ricordo il mio libro su come fare il tema, che sarebbe lo sponsor tra virgolette di questa serie, tutto molto bello ma io devo scappare, quindi grazie per l'attenzione e non riesco a smettere di ascoltare il 64 barre, davvero davvero bello, ci ho fatto anche un tra le rime tra l'altro e niente, grazie per l'attenzione e in bocca al lupo.